Christian Kenga è qui con noi. Ragazzi, Jumbo, perché oggi è Jumbo dal Kenya. Abbiamo dietro il mio amore grande con... com'è che sei? Baracca? Io Baracca. Baracca, il suo nome è Baracca. E oggi, non so se avete visto il video di Sasha di ieri, spero di sì, se no andatelo a vedere. Continuiamo il video di Sasha in cui siamo approdati in questo resort veramente pazzesco e stiamo vivendo la città da... non da turisti, proprio da africani, che era il mio sogno, cioè era proprio quello che volevo fare io. Quindi abbiamo camminato per le spiagge con tutti i bambini che facevano il bagno e è proprio la mia vacanza che volevo fare. Quindi ora si comincia con il mio video. In realtà stiamo rientrando dal tour che abbiamo fatto prima, volevamo fermarci a bere un cocco, poi come potete vedere tutte queste bancarelle noi ci fermeremo a comprare perché sapete che siamo dei shopponi. Sasha, quello che vede nel sacchetto è la bocca di uno squalo. Sì, Sasha ha comprato la bocca di uno squalo, che non sappiamo se partirà, ce lo faranno partire l'aeroporto, ma speriamo. Quindi ora è il momento di bere un cocco e ci vediamo tra poco. Lui sta lavando e pulendo un pesce, ragazzi, guarda, oh mio Dio, il pesce sembra dire portatemi via, però beh, è morto. Io non so se sapete quanto... Io non credo di aver mai visto un pesce così grosso. Solo in Kenya ci sono i pesci così grandi. C'è una capra juventina e tante capre. Ma si possono accarezzare le capre? Ma quello... sono cattive? No, non è cattiva. Sono brave. Ciao capretta juventina. Vai amore, saluta la capra. No, non ammazzarla. No amore, ma dovevi salutare la capra. Per me è solo grassa, è un po' come me amore. Ma come fa a essere grassa? Cioè, sembra ok, che è incinta. E si ricomincia come Malawi, le persone che portano chili e chili di cose in testa senza la minima fatica. Poi sono fortissimi. Fatica solo a camminare. Smettila, non mi sono ancora lamentata oggi. Finalmente ci sono i gatti. C'è anche Mirtolina. Ciao Mi. Ciao amore. Raga, ma c'è anche la Pugi. Guardate, qua sono furbi perché aspettano il pesce. Pugi e la Mirta. Aspettano il pesce. Sì. Questo vi deve entrare nella testa. Qua è dove praticamente c'è stato il bivio quando siamo arrivati, perché è la zona molto civilizzata, diciamo turistica, quindi un po' di villaggi sono qua e un po' sono qua. E noi andiamo al nostro Hemingway's Watamu. Andate piano, attraversamento capre! Qua le capre fanno quello che vogliono. Ok, c'è anche la fila dei capretti! Eccoci qua al Savannah Lounge Bar e Restaurant, perché praticamente il nostro villaggio è là a sinistra, ma abbiamo deciso, io, il mio amore e le nostre due guide, mio amore stanco male i piedi, di berci qualcosa. Wow, guardate che roba. Ci sediamo proprio al bancone come veri keniani. Com'è che si dice keniani, kenioti? Come si chiama la popolazione del Kenya? I? Scellini kenioti. Scellini. Scellini, a posto. Scellini è la moneta. Cioè raga, ma guardate quanto siamo belli, amore. Guarda che belli, tutti in sfilza. Io ho preso una Schweppes tonica al limone. Ho sporcato. Io pensavo fosse il limone all'ananas. Perché la tua Fanta è gialla? La Fanta di Sasha sempre arancio, in realtà è gialla. Ok. Non saprei, vediamo. Ok, abbiamo scoperto che era l'ananas e quindi ora vediamo, ecco perché era gialla, vediamo se c'è quella normale all'arancia. Oh, sì c'è. Comunque sono di un sudato, qua sono tipo 40 gradi, cioè in realtà 30 qualcosa, ma c'è un'acqua terribile che ti fa impazzire. Masha Mareppa, Masha Mareppa, lunga vita. Lunga vita e Hakuna Matata e buon Natale a voi. Hakuna Matata ovunque. Sì, è bellissimo. Hakuna Matata. E Ciccio Gamer è passata qua. E anche in Kenya, come in Italia, al bar si guardano le partite. Che meraviglia, sono troppo felice. Adesso stiamo cercando di convincerli a prendere un tuk tuk, nonostante, come vi ho detto prima, il villaggio dovrebbe essere da quella parte vicino. Ma noi vogliamo prendere il tuk tuk, vero amore? Tuk tuk. Tuk tuk. Tuk tuk, noi vogliamo il tuk tuk. Quello lì dovrebbe essere il tuk tuk. Vabbè, non si chiama così il tuk tuk. Ma no, sto male. Raga, avete capito come si fa in Kenya a chiamare un tuk tuk? Urli cose a caso e il tuk tuk si ferma. E come diavolo saliamo qua? Ma ce la facciamo a stare in quattro? Sì, dai, ci stringiamo. Vai amore, sali nel tuk tuk, attento alla testa. Ciao. Jumbo. Jumbo, Jumbo. Dove si è infilato lui? Aspettate raga che vi faccio vedere. Lui si è infilato lì. Noi siamo qua col capitano. Capitano, capitano, io e il mio amore, poi guida tuk tuk e lui è appeso da qualche parte. Andiamo verso l'hotel. Verso l'infinito e oltre. Ma che figo, guardate quanti ne passano. È bellissimo. Allora, è da prima che ci dice che gli serve la farina.
farina e ora gli compriamo sta farina. Te la compriamo, Baracca, non ti preoccupare, gliela compriamo la farina, Baracca, gliela compriamo. Andiamo a comprargli la farina. Prendi quello che ti serve. Questo? Solo questo ti serve? Sì, questo è solo. Eccolo quello che dicevo. È questo qua, il 24 kg di farina? Sì. No, è un chilo o 24 kg? 24 da un chilo, sono 24 pacchetti da un chilo. Ok. Si mangia un mese questo. Sì, ho capito, Vai, te la compriamo noi. Faccio video, vai, ti aspetta che ti guardi così vedi. Vai, questo è un farina per amici da dove? Italia, Milano. Italia, Milano, già. Questo è il vostro regalo per lui. Baracca. Fai vedere come pesa. Ma Baracca è più forte di te. 24 kg. Più forte. Baracca. A Baracca servono anche i fagioli, quindi. Sasha e Sabri li prendono i fagioli. Si stavi scaccolando, ti ho visto! No, stavo grattando. Sì. Ah, mo pure lo zucchero. C'è anche lo zucchero. Vabbè, dai, prendiamo anche lo zucchero. Solo perché è Baracca. Solo perché è simpatico. Baracca va bene, dai. Eccolo qua, lo zucchero è arrivato pure. Totale? Non so, stiamo trattando. Ma ce la vai a portarla tutta da solo? Va bene che sei forte, Baracca, però. Ok, conferma che con zucchero, fagioli e 24 kg di farina ci mangia un mese. Per un totale di 35 euro che chiaramente sta sborsando. Brava amore, sborsa, io ti offro la cena. Non prendere i chupa chupa, Ti vedo là che li vuoi chupa chupa. Ok, andiamo. Vabbè, e con 35 euro abbiamo fatto felice Baracca, che ha detto che mangia un mese intero. Il regalo di Natale che dura un mese. Sì, è il regalo di Natale che dura fino a febbraio. Ecco un altro tuk tuk. Andiamo sempre al villaggio. Sempre se sopravviviamo. Nostro tuk tuk ci sta portando proprio al villaggio. Guardate che roba. Tuk 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 tuk. La roba natalizia. Che carino, raga, qui. Sono 40 gradi ma è Natale. Che posticino, ragazzi. Guardate, siamo al nostro resort. Di là c'è la piscina. Qua ci sono le stanze dove alloggiamo noi. Questa è la piscina relax. Che poi vabbè, vedrete comunque. Avete visto nel video di Sasha di giorno, ma di notte è uno spettacolo. Adesso in teoria abbiamo la cena di Natale. Perché noi abbiamo qui mezza pensione. E mezza pensione vuol dire che mangi o pranzo o cena. Il resto puoi farlo fuori o comunque paghi il cibo extra. E quindi facciamo le cene perché di giorno saremo giustamente a fare le escursioni. Buon Natale a te, buon Natale a te. Dov'è? Te l'ho già fatto, amore. Quale sarebbe? Te ne faccio tanti durante l'anno di regalo. Ah, e quello di Natale dov'è? Merry Christmas. No, era più una roba horror proprio. Ok. Qui c'è una piscina di abbellimento sui tavoli e qua tra poco verremo a cenare. Direi che è il momento di farci la doccia perché, amore, quanto siamo sudati da 1 a 7? 3 in realtà. Io 7. Tu sei un muflone puzzolente. Ah, grazie. Quindi ora si va in camera. Domani vedrete. Oh! Cioè, no, non lo so se tu cavi il bacio sul mio. Vedrete che parole tre cena. E vabbè, e ci vediamo. Non perdetevi i prossimi video perché andremo anche dalle scemie. Ah, quello sicuro. Però dicevo che ci vediamo tra poco, dopo la doccia, che verremo qua a cena. Comunque la sera c'è aria, nel senso che io mi vesto in lungo. Non preoccuparti, se non basta l'aria scorreggio. No, va benissimo così. Vai nella nostra. Ci hanno già sfrattato. No, come ci hanno sfrattato? Amore, apri. Vai nella nostra camera per la prima volta. Devo farvi vedere che ho sistemato l'armadio. Un attimo, la sto scassinando perché in realtà non è camera nostra. Amore, è la nostra. C'è il campanello. Ma? Che carino, ci hanno. Ma questo non c'era? Ma no! Ma una volta questo non c'era. Perché siamo venuti a pulirci. Wow, c'è lo specchio qua. Guardate che camerina. Con il. No, amore, le avevi visti led nel pavimento? No. Ah, sono venute a sistemarci la camera per la notte. Oddio, mi hanno messo un KitKat! Ma vi amo! Puoi essere felice per un KitKat. E adesso preparo i vestiti, voglio farvi vedere. Qua ci sono le medicine. Voglio farvi vedere per la prima volta. Oh, spam, ho preso tutto. Amore, mi accendi la luce? Pure. Non riesco a trovarlo. Guardate il bagnetto. Abbiamo sia il bagnetto che il doccino. Che il water. Adesso io preparo i vestiti. Ah, scemo! Questa qua è. È la. Oddio, che roba. Puzza, questa qua è la bocca degli squali che ha preso Sasha. Guardate quanti denti hanno gli squali. Hanno tipo 5-6 file di denti. Sembra un cesto di vimini visto così. Dove lo metterai, amore? Lo prendi in camera? No, lo tengo così per tutta la vita. Bello, sembra un apparecchio. Mentre lui parla inglese, io sparam. Bagno.
Come potete sentire dal rumore, Sasha è ancora in doccia. Qui non c'è l'acqua potabile e quindi l'acqua bisogna usarla solo per lavarsi, ma nemmeno i denti, cioè nel senso, come in Malawi bisogna lavarsi con l'acqua della bottiglia. E dopo la doccia mi è uscito questo. Io spero che non mi abbia punto nessun insetto strano o non lo so, qualche malattia particolare, e in tal caso sappiate che vi ho voluto tanto 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 bene. Che cosa sarà? Sono tornata un attimo in camera per diventare un po' più whack con la camicia, perché solo ceno tira aria, e perché ho voluto prendere la videocamera per farvi vedere che situazione carina c'è questa sera a cena. Ora focus è più bello. Questa è la famosissima mela di Natale. Qua ci sono i nostri cognomi. Oh, non ci credo. Cioè, devo venire in Africa per far scrivere bene il mio cognome. Ovviamente la tavola apparecchiata. E un socio selvatico che si sceglie il vino. Cosa sta scegliendo, amore? Il vino? No. Qui abbiamo, penso, gli antipasti. Proseguiamola con i primi e penso con i secondi. Che meraviglia, il tutto ovviamente sull'oceano. E abbiamo anche i serpenti, guardate che roba. Mentre Sasha non rispetta l'ordine antipasto primo e secondo, ma è al buffet a farsi un bel piatto di tutto, io ho preso un antipastino di verdure con olive e mela, ragazzi. Cioè, perché la mela c'ha anche l'olio, buona. E non dimentichiamo i cetrioli, che finalmente sto imparando a decifrare il cetriolo dalla zucchina. A 30 anni, amore, sì. E vi dirò di più, Sasha sta muovendo la mela. Non abbiamo neanche pranzato, perché poi siamo addormentati questo pomeriggio e siamo alzati alle 4. E quindi ho tanta fame. Voi lo vedrete a gennaio, però comunque, buon Natale. Sasha mi fa notare, cosa c'è di fianco a me? Amore, secondo te come possiamo fargli capire quanto è grosso? Questo è quello che muove la palla di cacca, forse. Sì, ma... Da dietro. Questo è il mio dito. Raga, è una sberla così, per farvi capire. Cos'è che fa? Muove la palla di cacca. Muove la cacca. Non è che vuole qualcosa da mangiare? Però dagli una briciolina di pane. Diamo un sacco di avocado. Ti ho messo lì la briciolina. Messo sulla testa, guarda. Ti ho messo lì la briciola, vediamo se la va a mangiare. Vai a mangiarla, vai. Dio, raga, quanto è grosso. Voi non avete idea di quanto sia grosso. Zoomiamo e vediamo la vita di questo coso. Cosa stai facendo? Bestia. Dai, vai a mangiare il pane. Muovilo con questo da dietro. No, non lo tocco, no, amore. Ma toccalo tu, ma come vuoi la mia vita? Devo mangiare la pasta. Se ti sposti e vai verso l'erba, riesco a mangiare la pasta. Non venire. Vai via. Bravo, dietro front. Bravissima, raga, enorme. Te ne eri andato. Perché stai tornando da me? Amore, cosa vuole da me quello scarafaggio? Ti prego, vai via. Ho capito che sono bella, ma vai via. Guardiamolo in faccia. No, non ci provare. Non ci provare. Amore, sta per venire un infartino, Mi sono dimenticata di dirvi che Sasha ha scelto una pasta che ti fanno al momento con cipolla, ragù e non mi ricordo cosa c'è messo dentro, manzo. Veramente buona, infatti constatavamo che è difficile che in Africa ti facciano una pasta che è un tipico piatto italiano così bene. Però dovete sapere che il Kenya è pieno di italiani, quindi probabilmente per quello gli hanno insegnato a fare la pasta. È un indovinello il regalo qua dentro. Ah, non è, io pensavo fosse un portaforchetta, perché a me c'era il coltello dentro così. Vai. Io devo farti una domanda e devi indovinare. Cioè, tu devi farmi una domanda. Io devo indovinare. Vai. La devo tradurre in italiano. Vai, traduci in italiano. Come chiami Babbo Natale sulla spiaggia? Come chiami Babbo Natale sulla spiaggia? E che ne so? Oh, Babbo Natale. Amore, non ho capito come chiamo Babbo Natale sulla spiaggia. Dimmelo tu. Da Santa Claus a Sandy Claus, perché sulla spiaggia, quindi è... Da Santa Claus a Sandy Claus. Non fa ridere. E come secondo, della carne che non accarezzo, delle patate, delle mele e una salsa che ha preso il mio metto, quindi spero sia buona. E dopo gli faccio gli indovinelli. E dopo gli indovinelli in camera, così si sente. E io spero che non torni lo scarafaggio. Raga, è il compleanno di un tavolo. Li stanno facendo, non so se riuscite a vedere. Una matata, gli cantano la canzoncina. No, è bellissimo. Amore, ma non è il mio compleanno, lo volevo anch'io.
Facciamo finta che sia il mio compleanno. E ballano anche. Dovete sapere che nonostante io non risponda mai ai direct, ve lo dico sempre, perché la prima cosa, se rispondo anche solo una persona, poi succede: oh, ma lei risposte me, no, bla bla bla. Ma nonostante questo, io ogni tanto i direct bloccati li guardo lo stesso. E mentre ero a cena ho trovato una di voi che mi ha scritto, guardate, mi ha scritto: Sabri, quel tipo di caramella è di tradizione e i manici devono essere tirati uno da te e uno da Sasha. Quindi grazie Angie, ora proviamo. Amore, vieni qua, acchiappa. Spero sia quello che intendi tu, altrimenti vediamo cosa esce. Oh, tu mi hai detto che non era vero. E dovete sapere, ma anche, ma perché non l'ho aperto così? Fermi, che un'altra ragazza sempre nel direct mi ha scritto: Sabri, stai attenta perché scoppiettano, io mi sono bruciato un dito. E Sasha mi ha detto: no, non è lo stesso, figurati, mi sono cacata sotto. Mica scoppia, non è mica esplosivo. Vabbè, mi sono cacata sotto lo stesso. E cosa c'è dentro, amore? C'è un bigliettino. Vai, c'è il biglietto ancora. Cosa fa Santa Claus nel mare? È un indovinello. Questo lo fai tu a me e poi tu il prossimo lo fai. Vai, tu, hai capito? Sì, devi tradurlo. Mi chiami Babbo Natale al mare? Sandy Claus. Bravo, come facevi a saperlo? Sono troppo sei stato bravissimo, amore. L'altro però aprilo normalmente perché mi sono cacata su. No, 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 no. Non è un palloncino, tira. No, non ce la fa. No, amore, fallo tu, fallo tu con due mani. Pazzo da legare. Ma vuol dire? Vai. E poi anche dato. Te lo faccio io. È vero, puzza. Che eh sì, fa tipo scintillino. Che puzza, amore, abbiamo dato fuoco a qualcosa. Ma io te lo faccio. Ma io lo sapevo già. Cosa, come chiami Babbo Natale, no, sulla spiaggia? Che tipo di motocicletta usa Santa Claus per andare in giro? La motocicletta. Mosetta. Ah, motocicletta è una, come si dice Randy in inglese? Randy? No, Randy mi sa che, no, quello è Rudolph il nome della cosa. Non lo so, sarà una... Non c'entra niente una renna con una motocicletta. E allora un... Come dire, il Babbo Natale sulla spiaggia invece che Santa Claus, Sandy Claus, perché sabbia sand. Non lo so, amore, dimmelo tu. Una Holly Davidson. Vabbè, allora, dobbiamo sopportarlo proprio perché è così e gli vogliamo bene. Ma perché non c'entra è così. Niente con il biglietto. Adesso dobbiamo sistemare tutta sta roba che tra l'altro puzza di bruciato. Ma cosa sistemi tu? E vi farei vedere il panorama, ma... Lo vedrete sul mio canale ieri. Aiuto, non riesco. Quello è contro le zanzare, non contro l'uomo. Sì, infatti è incredibile, non riesco. Oddio, mi sono cagata sotto, pensavo fosse Zacco, un gatto. No, raga, non riesco. Ma dove diavolo? Vabbè, zanzariera 1, Sabri 0. Non ci possiamo fare niente, non mi resta altro che caricare le batterie perché domani mattina divento mamma Africa. Tra l'altro dovete sapere che ho scritto alla guida che ci porterà a fare tutti i vari tour, che non è quella che avete visto oggi, e gli ho scritto: domani vado a fare le treccine, e mi ha risposto: così diventerai mamma Africa. Stavo morendo da ridere. Vi mando un bacio, domani nel prossimo video mi vedrete con le treccine, sarò super super bella e spero che se le farà anche lui, non lo so, lo scoprirete poi. È meglio che non vi dico quello che sta facendo Sasha in questo momento, amore. Mi metto davvero nanna e meno male che quelli dell'hotel ci hanno dato il Kit Kat. Amore, sono le 10, in realtà per noi sono le 8, ma io sono tanto stanca. Buonanotte e ci vediamo domani con il prossimo video. Andate sul canale di Sasha, che sicuramente ci sarà un video del Kenya, stavo per dire del Malawi, o forse ci sarà sul mio, non lo so.